Oggi affrontiamo insieme la problematica dell'alocepago. Stiamo per operare una giovane signora che ha un alocepago bilaterale, però vogliamo prima riflettere sulla natura, sulle caratteristiche di questo disturbo. L'alocepago si caratterizza perché notiamo prima di ogni cosa la deviazione, lo spostamento dell'aluce. Quando io ero studente, tanti anni fa, la chirurgia si basava sullo spostamento del dito. Negli anni successivi è stato compreso che in realtà non bisogna operare l'alluce, ma l'osso, il grande osso metatarsale che fa da base all'alluce. Il primo osso metatarsale è deviato, si sposta internamente rispetto agli altri, e lo spostamento dell'osso metatarsale causa quella cipolla. Quella che le pazienti chiamano la patata che sporge sotto la coda. Quindi bisogna sezionare per un istante durante l'intervento, bisogna sezionare l'osso metatarsale e spostarlo e renderlo parallelo alle altre ossa metatarsali. Questo dà di nuovo la base all'alluce, l'alluce è di nuovo dritto e ritorna un piede normale. Esaminiamo insieme l'esame radiografico. La radiografia mostra chiaramente lo spostamento del primo metatarso rispetto agli altri. Il primo metatarso si allontana dagli altri. Privo della sua base d'appoggio, l'alluce cade, si avvicina al secondo dito e cade nello spazio che si crea tra i due metatarsi. Il primo metatarso si allontana talmente dagli altri che la testa sporge dalla cute e questo crea quello che i pazienti chiamano la patata, la cipolla, insomma quello che è proprio la deformità caratteristica dell'alluce. Il nostro scopo è di sezionare il metatarso e di avvicinarlo e di renderlo di nuovo parallelo agli altri. La cosa importante sarà poi riuscire a fissarlo nella nuova posizione, in modo tale che il paziente possa rapidamente riprendere a deambulare. Bisogna fare questo intervento, la cosa importante è riuscire a fare questo intervento in una maniera incruenta, in una maniera molto delicata, in modo da non creare un'infiammazione tale che impedisca al paziente di riprendere a camminare, di indossare le normali calzature. Pensate che in questo caso particolare questa giovane signora domanda di indossare di nuovo i tacchi e quindi vediamo di riuscirci. Eccoci in sala operatoria, stiamo esaminando la paziente che abbiamo visto nel filmato precedente e vediamo subito le caratteristiche di questa giovane signora che fa uso da anni di calzature con i tacchi. Vedete l'arco del piede piuttosto pronunciato e l'appoggio del piede prevalentemente sulla parte anteriore. Vediamo anche che il tendine d'Achille è un pochino accorciato, proprio c'è una difficoltà della caviglia ad arrivare a 90 gradi. E per quanto riguarda invece l'alucevalgo, vedete l'entità dello spostamento delle dita dell'aluce verso le altre dita, lo spostamento in senso mediale del primo metatarso. La testa del primo metatarso è quella che causa la sporgenza sotto cutanea, quella che i pazienti chiamano la cipolla, la patata. Quindi la correzione dell'alucevalgo non è solo e tanto riportare l'alluce dritto, quanto di sospingere il metatarso verso gli altri, ripristinare l'allineamento, il parallelismo con gli altri metatarsi. L'alluce ritrova la sua base e si mette bello dritto. Vediamo come è stato il risultato della correzione del primo piede operato. Vedete l'alluce appare più allineato, vedete che è scomparsa la prominenza relativa alla testa del primo metatarso. L'alluce è bello dritto, allineato, addirittura si è creato uno spazio tra il primo e il secondo dito, e invece prima erano addossati. Se volete possiamo vedere il confronto
con l'altro. E adesso ci apprestiamo a fare la correzione del secondo alluce. L'intervento a carico della nostra giovane paziente è stato appena eseguito, abbiamo visto qualche ripresa mentre è ancora sul tavolo operatorio e adesso commentiamo le radiografie che abbiamo scattato in sala operatoria. Allora, questo dico due parole su come si presentava il caso clinico. Quindi questa era la radiografia preoperatoria, quindi la deviazione del primo metatarso, l'angolazione dell'alluce e sostanzialmente il dato saliente è la distanza, la separazione, la divaricazione tra il primo metatarso e il secondo. Il nostro intervento è stato di fare un'osteotomia a livello del collo del primo metatarso. Il primo metatarso è stato spostato verso il secondo, recuperato il suo allineamento e anche l'alluce è stato allineato perché la testa ha recuperato la sua posizione in cui gli fa da sostegno, gli fa da base. Il nostro intervento possiamo giudicarlo un intervento correttamente eseguito con un buon risultato clinico, un buon aspetto del piede al termine dell'intervento e un corretto allineamento anche dal punto di vista radiografico.